Ciao, sono Fabrizio Dalisera, benvenuto sul canale YouTube. Hai riconosciuto lo standard che stavo suonando? Oggi parleremo dei 10 standards con cui iniziare, 10 standards ideali con cui partire verso la strada del jazz. Ma intanto sigla. Se è la prima volta che capiti sul mio canale, voglio dirti molto brevemente che questo è un canale dedicato al sassofono e al jazz, non esclusivamente al sassofono, perché mi piace anche trascrivere suoni di altri strumenti, ascoltare altri strumenti, però sicuramente l'improvvisazione, il jazz e il sassofono sono gli argomenti principali. Allora, oggi voglio rispondere a diverse richieste che mi sono state fatte. Ad esempio qui c'è Fabrizio Fidanza che mi ha scritto questo commento, me ne ho ricevute altre via Facebook, per email. Non ho raccolto tutti i commenti, scusate se c'è qualcuno che non menziono adesso, ma sicuramente credo di accontentare una richiesta generale. Tra l'altro è anche un buono spunto su cui fare un video, cioè quali sono gli standards iniziali con cui partire. Allora, fermo restando che ovviamente 10 sono pochi, per cui è ovvio che adesso la lista che io farò sicuramente scontenterà qualcuno che magari potrebbe preferire qualche altro brano. Io ho inserito 10 brani che hanno due caratteristiche. Primo, sono brani di pubblico dominio, quindi sono brani che se voi studiate, memorizzate, imparate a suonare, potete suonare con altre persone. E secondo, sono brani anche un minimo eterogenei, cioè non ho messo tutte ballads o tutti i tempi medio, ho cercato di mettere un po' diverse tipologie in questa lista che possono quindi essere più utili per avere un repertorio, per quanto certo un repertorio di 10 brani è veramente microscopico, però da qualche parte si dovrà pure iniziare. Allora, la prima cosa con cui iniziare, mi sono appuntato qui una lista, la prima cosa con cui iniziare comunque è sicuramente, non c'è dubbio, che sia il blues. Questo per diversi motivi. Primo perché sicuramente tutti conoscono il blues e ti capiterà inevitabilmente di suonare un blues. E secondo perché nel blues sono contenute una serie di cadenze, anche modi di fraseggiare, che poi possono puoi ritrovare o possono comunque essere applicati anche in brani che non sono blues, da qui il cosiddetto termine bluesy,
ossia qualcosa che si rifà al blues, qualcosa che ammicca al blues o nella struttura o anche nel feeling, nel fraseggio. Quindi sicuramente il blues. Poi, altra cosa molto importante, il rhythm changes, che a volte viene chiamato anche Anatol, però questa è una cosa così, secondo me, un po' italiana. Cioè, se voi andate da un americano, loro lo chiamano rhythm changes. Allora, il rhythm changes pure è importante e chiaramente i rhythm changes possono essere suonati lenti o possono essere anche suonati a 300, a 320, eccetera. Partite molto lentamente. Se volete un tema semplice con cui iniziare, vi consiglio Lester Lipsin di Lester Young, che potete suonare comunque sottotempo, più lento. Voi lo fate. Potete farlo così. E per quanto riguarda i blues, veramente avete l'imbarazzo della scelta. Non so, Tenor Madness, Hope Revolve, Billy's Bounce, ce ne sono anche di più facili, Sonny Moon for Two. Comunque non mi dilungo qui perché altrimenti rischio di fare un video di mezz'ora. Veramente di blues ne è pieno il mondo, avete l'imbarazzo della scelta. Partite da Si bemolle e Fa, che sono le due tonalità sicuramente più suonate, poi potete andare in Do e poi ovviamente potete anche imparare il blues in tutte le tonalità, anzi dovete, però non trattiamo questo argomento in questo video. Quindi abbiamo detto blues e rhythm changes. Poi ci metterei il brano che ho suonato all'intro di questo video, che è un brano molto suonato e anche molto bello, che è Bye Bye Blackbird. Riguardo a come studiare uno standard, vi lascio qui il link in alto a destra. Ho trattato questo argomento in un altro video, quindi non mi dilungo in questo su come studiare uno standard. Quindi siamo a tre con Bye Bye Blackbird. Poi un altro brano sicuramente imprescindibile, All the Things You Are, che ha una struttura tra l'altro anche piuttosto lunga, quindi in realtà All the Things può sembrare più facile di quello che in realtà sia. Comunque sicuramente All the Things You Are. Poi un altro brano, Out of Nowhere, molto importante anche questo, There Will Never Be Another You, Take the A-Train. Anche che è un brano sicuramente di Ellington, veramente che conoscono proprio tutti. On the Sunny Side of the Street, stesso discorso. Se volete potete anche sostituire uno di questi brani con il famoso Autumn Leaves, che anche quello può andar bene. E poi come ballad io direi Body and Soul e anche There Is No Greater Love, che è un brano molto suonato, veramente molto suonato. Oppure, ripeto, potete sostituire uno di questi con il celebre Autumn Leaves. Spero con questo video di di essere stato utile. Sicuramente questi sono dei video che almeno io avrei voluto vedere quando ho iniziato, ma quando ho iniziato a suonare io, ovviamente non c'era YouTube, non c'era internet. Magari parleremo di questo in un altro video. Ovviamente questi video vogliono anche essere un argomento di discussione, per cui commenti, domande, sentiti libero di scrivere quello che vuoi. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Thank you.